Mi tocca in me di fare il dinosauro, e il dinosauro triste peraltro, che è uno dei peggiori tipi di dinosauro esistenti, o a suo tempo esistenti. Fare il dinosauro anche per motivi anagrafici, ma anche perché faccio nello stesso tempo due cose. Cioè, io personalmente sono docente di tecnologia dell'educazione, sono ovviamente affascinato, contento, pervaso di tutte le cose che sono state dette fino adesso, in particolare da Susanna Sancassani. Condivido senza se e senza ma, però faccio anche il direttore di dipartimento, ho fatto il preside per molti anni e allora vivo una situazione schizofrenica come appunto quella del dinosauro triste che vede con la testa un futuro che arriva nel quale non sa se ci sarà e però ha i piedi piantati nella palude. Io ho voluto appositamente, adesso qua Luca mi proporre, se vai avanti, una vecchia slide che abbiamo usato per un decennio, continuiamo anche pervicacemente a utilizzare, sulla quale non mi fermo ovviamente. Una vecchia slide, un decalogo, poi sono 11 per dire che siamo un po' informali anche a Bologna, di motivi per cui l'e-learning può rappresentare cioè, come si può dire, un elemento di qualificazione, di potenziamento, di facilitazione, di individualizzazione, tutto. Possa essere un mondo assolutamente di innovazione, di grandissima potenza. Ovviamente qua non vi infliggo quello che infliggo ai miei studenti del primo anno, quindi per ognuno di questi punti mi piace poi essere molto problematico, capire, estendere il tempo per apprendere, siamo d'accordo, certamente. Io ancora un po' devo consultare il mio cellulare mentre faccio la doccia per capire se sta succedendo qualcosa di significativo o per dire qualcosa che pretendo essere significativo. C'è poi un problema di rapporto con la qualità della vita che diventa. Io quando ero piccolo e battevo un articolo alla sera con la carta copiativa, magari col bianchetto per andare a correggere, per mandare il giorno dopo, con anche l'idea fuga che era la posta che era in ritardo a mandarla. Adesso delle volte dico, sospiro dicendo quanto è meglio adesso, ma quanto stavo meglio prima, facendo anche circa 1.000 cose in meno di quelle che faccio adesso. Cioè, no, per dare un'idea di problematizzazione, poi dice qua, dice tante cose, dice garantire l'accesso alle minoranze, è vero, tu oggi puoi studiare rimanendo ad abitare, che so io, dove abito io, a Nonantola, in provincia di Modena, prima ieri dovevi per fare certe cose trasferirti almeno 6 mesi a Berlino, ma è meglio che io rimanga non altro che vada davvero ancora a Berlino, cioè bisogna stare attenti, cioè, non, ci sono degli interrogativi che non metto come ma metto perché bisogna avere una visione complessa ovviamente, poi non fare educatore, non è che esista né questa è l'intenzione di nessuno, credo qui una sorta di bacchetta magica immune da controindicazioni o da una visione necessariamente più complessa, come peraltro anche prima Mario diceva, semplificazione, complessificazione. È chiaro che il rischio che vede uno come me, ripeto, da dinosauro, è sempre quello della deriva neoliberista. Cioè, vedo un mondo del quale faccio parte, che è in fuga rispetto a un altro mondo di cui faccio parte, e che mette 23 migranti dentro le scuole besta, al di là del volere, del valore del dirigente scolastico, e questi sono sconnessi o sono connessi con la nonna via Skype alla notte, nessuno lo sa, non si capisce bene, parlano una lingua che noi non capiamo, 10 nazionalità diverse. E mi trovo degli insegnanti a cui fornisco un corso avanzatissimo, è appena uscito, non abbiamo ancora neanche finito la prima edizione, siamo al quarto anno, credo, cara vicepresidente della scuola, del corso di laurea in scienza della formazione primaria, in cui su 300 crediti ne abbiamo 3 di laboratorio di informatica applicata all'educazione, così si chiama, 3 su 300. Peraltro è un F, cioè non è un'attività di base, non è un'attività caratterizzante, non è un'attività affine o integrativa, è un F. L'F, diciamo, è l'intervallo praticamente della scuola tradizionale, non devi neanche garantire ad averci un docente che lo insegna alla luce dell'AMU. Sì, è una cosa, certo che noi cerchiamo di farlo meglio che possiamo, non sto dicendo, non insegno io, quindi cerco di farlo bene, però porca miseria. 3 su 300, abbiamo appena visto e condiviso che questo è il mondo in cui stiamo già navigando, non dico in cui navigheremo nel 2030, ma in cui stiamo già navigando, in cui i nostri bimbi navigano, se è vero che poi già in quinta elementare fanno 2 ore al giorno di Facebook o giù di lì, o 3, o nessuno sa bene quante ne fanno, e probabilmente il sito più visto al di fuori dell'education era un sito porno, e quindi una serie di problemi evidentemente connessi che non stiamo affrontando.
O li stiamo affrontando con le tecnologie del passato, cose per la mamma, sai quel programma lì, bimbo non ci va, tecniche di tipo proibizionista, assolutamente inefficienti, assolutamente destinate a fallire in un contesto di diseducazione. Io parto normalmente da questa slide per dire una serie di cose che mi portano appunto a problematizzare, poi ne faccio un'altra di slide, grazie Luca, l'hai già messa, ancora sempre di miti, nei quali io credo fermamente, perché evidentemente qualsiasi studioso è sempre un po' un mitologo o un mitomane anche, cioè cerca di perseguire delle idee, mettendoci anche una chiave profetica. Ovviamente l'e-learning, io sono stato per 6 anni responsabile di e-learning di Ateneo, di questo Ateneo di Bologna, aumenta la quantità dei dati informativi a disposizione, dice qua la slide, le lezioni possono essere strutturate in modo da aumentare l'efficacia comunicativa, evidentemente qua mi muovo in un mondo di learning formale, strutturato, anche se evidentemente da mettere in collegamento con quello che gli studenti stanno imparando al di fuori di questi contesti. Favorisce strategie didattiche differenziate, l'individualizzazione e la personalizzazione, siamo però in un mondo che continua a fare un gran casino, su cosa vuol dire individualizzazione e personalizzazione, l'esigenza, come si può dire, di tipo compensativo legata al non uno di meno, che è quella dell'individualizzazione, e l'esigenza invece di favorire uno sviluppo su base motivazionale, individuale, creativa, che è quella della personalizzazione. L'e-learning consente effettivamente, in teoria, ma non solo in teoria, quando lo sperimentiamo, lo consente davvero. Tutto questo potenzia il rapporto studente-docente con evidentemente delle situazioni che sono anche paradossali. Non guardate, non sono mica malinconico triste, lo dico con allegria tutto questo, però dico anche facciamocene carico. In questa facoltà, vedete, in questo posto in cui siamo, abbiamo 150 studenti Erasmus che vengono, 150 vengono dalla Spagna, abbiamo tanti altri che vengono da altre parti. Gli spagnoli sono i più carini perché non ci provano nemmeno, parlano, scrivono in italiano e allora ti arrivano messaggi del tipo: Luigi, quando comincia il mio corso? Luigi sono io, lo so, normalmente non mi chiamano Luigi i miei studenti, ma va bene, il mio corso comincerà pure, ma non lo so, ne faccio tanti, tu chi sei, da dove vieni, dove abiti, ma guardate che non è una studentessa stupida che ha scritto questa cosa qua, a tutti noi scrivono 10 volte al giorno, tutti. Questa cosa qua non sappiamo, dopo rispondiamo e diciamo scusa, devi dirci, non c'è un corso solo, non c'è un anno solo, non insegno una materia solo, tu esattamente cosa vuoi, la studentessa viene, superando evidentemente il satellitare, il cellulare viene a ricevimento, dopodiché le spieghiamo e la riconnettiamo, dopo scrive professor Guerra, il corso di tecnologia dell'educazione, l'hai risettata. Ma e questo è necessario per comunicare, non che io voglio che mi dica professor Guerra, voglio capire esattamente cosa devo rispondere, solo quello, perché se no non lo so. Devo parlare un po' più forte, scusate. Non... nella sala B sento un poco, ma non sto dicendo cose che necessariamente debbano essere sentite, anzi questo mi sollevava, il fatto che 100 persone non ascoltino quello che sto dicendo. 60 persone, quindi va bene. Cercherò di parlare per quelli della sala B, cercherò di parlare in modo più scandito. In realtà tutto questo che sto dicendo mi porta a una conclusione, perché è così? No, non è così. Allora il problema è cosa fare. Cioè, non è così. Le promesse dell'e-learning che abbiamo tutti in mente attualmente hanno una ricaduta di questo tipo in un mondo che c'è, che è popolato da milioni di persone, non da decine di persone, ma che non è ancora il mondo con cui un professionista dell'educazione come me si confronta. Allora cosa faccio? Dico sì, però, ne riparliamo nel 2030, aspetto. E il rischio che vedo è quello di attivare delle attività di razionalizzazione, che usano ancora vecchi strumenti, che sono un passaggio necessario verso il nuovo, al quale ci ha aperto qualche oblò, qualche finestra, Susanna Sancassani, o invece rischiano di essere l'ingessamento su step in realtà inutili o già superati. Quando recentemente sono andato in Mozambico in un programma di cooperazione internazionale, i bimbi arrivano dal deserto con una cordicella, mi ha molto stupito, entravano nella sabbia delle bottiglie di plastica piene d'acqua, perché a scuola non c'è l'acqua ovviamente, d'altra parte non servirebbe, non c'è neanche il bagno, quindi arrivano con la bottiglia di plastica e nell'altra mano hanno il cellulare. Allora dici, ma devono passare attraverso tutte le cose che gli sto dicendo io, che hanno caratterizzato, oppure vanno già subito sul cellulare? Ma ce l'hanno tutti i cellulari? Dove, in realtà quando gli do il cellulare gli do una cosa che
che è di una potenza estrema. Me lo ritroverò quello lì col cellulare nel banlieue di Bologna dopodomani. Il cellulare, cioè, è un modo per farlo rimanere felice e più, magari meno affamato e più potente in Mozambico, o è semplicemente una forza attrattiva verso un buco nero, che in questo caso ho chiamato Bologna, ma può avere tanti nomi, evidentemente. I materiali che io continuo a vedere in e-learning strutturati universitari, lo diceva prima la collega, sono penosi, sono accozzaglie di PDF informi, cui navigazione è difficile anche sul piano tecnico, difficile capire anche perché uno ha scelto quel pezzo o un altro, qualche PowerPoint di riferimento, certamente non di ultima generazione, normalmente. Ritardi anche concettuali, pensate all'Ateneo di Bologna, per riuscire a riconoscere che i docenti potessero fare dell'e-learning abbiamo dovuto garantire di tutto, perché la mentalità è: se fai e-learning lavori meno, se fai e-learning male lavori meno, se fai e-learning bene lavori molto di più e ti rompono l'anima anche mentre fai la doccia, dicevo prima, non soltanto nell'orario di ricevimento, ma molto di più. Ma questo la gente normalmente fa fatica a capirlo. Il Ministero l'altro giorno ha detto c'è il problema degli esuberati, cioè degli insegnanti che sono di ruolo ma hanno perso il posto perché la loro disciplina non si insegna più. Il Ministero, quando ha fatto la riforma, non aveva troppo in mente questo, ne sono rimasti 8.500. Dice: cosa gli facciamo fare? Gli facciamo fare gli insegnanti di sostegno. Gli insegnanti di sostegno è una tu, la collega Cadin magari non è troppo contenta che insegna pedagogia speciale, facciamo fare gli insegnanti di sostegno. Dice: gli facciamo un corsetto, non si può fare un corsetto, gli facciamo fare un corsone. Però non abbiamo soldi, dice vabbè, allora vediamo pochi soldi, però vi autorizziamo a fare in e-learning, hai capito? Cioè, ci autorizzano a fare in e-learning, mentre invece non ci autorizzano con i normali, quelli non esuberanti, perché facendolo in e-learning la direzione generale del ministero che segue queste cose pensa che noi sì, allora anche se ci danno 2 lire, tanto in e-learning, che se ne frega, in e-learning registriamo un collega, mettiamo lì sta pillola di saggezza, il docente che insegnava disegno, guarda il collega di pedagogia speciale ed è diventato un insegnante di sostegno. Capite che tipo di macerie culturali che ci sono dietro? Perché per evitare la deriva neoliberista che c'è dietro queste cose, cioè la deriva che chi corre più forte arriva, quegli altri ce ne vogliono anche che non sanno, perché se no cosa serve sapere? Perché sapere serve evidentemente, il famoso sapere potesse sessantottesco. Sapere serve se c'è qualcuno che non sa, a cui lo devi insegnare, nel stesso tempo lo governi. E allora il problema è di non fare un qualcosa che riguarda soltanto chi corre più forte, come nazione complessiva. Uno poi va negli Stati Uniti, dove si vedono queste cose qua, e ci va un po' in giro, vede che nel territorio degli Stati Uniti c'è anche il posto non connesso, che è molto di più del posto connesso. E ci sono anche persone che fanno cose molto diverse. Quindi questa fuga che ho chiamato neoliberista, cioè chi corre più forte arriva, è una fuga pericolosa. Un educatore è ancora sempre ancorato a non uno di meno. E allora il problema che io continuo a proporre ossessivamente è quello di porsi il problema di un modello pedagogico, didattico, che cerchi di non essere ingessante, che cerchi di cavalcare le cose che venivano dette, che cerchi anche di traghettare verso queste culture, a partire dal farle minimamente assaporare, farle vedere, dopo si può scattare anche un traino. Se no, guardate che il rischio dell'uso ribassista di uno strumento di ultima generazione c'è comunque. Facebook ne è l'esempio quotidiano. Cosa vuol dire social networking per milioni di persone? Vuol dire semplicemente avere la possibilità di fare vedere le proprie foto, che nessuno guarderebbe mai, al mondo, in realtà poi andando a vedere ossessivamente le proprie foto che ho pubblicato su Facebook, come si fa con le proprie diapositive o forse prima con le foto del battesimo del proprio figlio. C'è di peggio, questo è già evoluto, citavo prima possibili ulteriori derive di diverso tipo. Il problema di qual è il modello che ci sta dietro, ed è un problema per me che insegno didattica complesso, il collega che viene e dice voglio fare un po' di learning, vuole che io gli dia un perito informatico che sappia HTML5, basta anche 4 o 3, anche semplicemente conosca Exe, perché lui dice che non sa caricare la roba su Moodle. Il primo problema che trovi è che evidentemente quello è il problema minore, quasi inesistente. Il problema esistente è che si dice: ma tu cosa insegni? Sintesi clorofiliana? Cosa vuoi che impari il tuo bambino? Che suggestioni gli vuoi dare? Perché vado oltre quello che tu gli insegni? Come fai a organizzare un percorso che possa essere guidato, per chi lo fa, voglia seguire guidato, per spot e per sollecitazioni per i bambini invece che
voglia avventurarsi, magari per passare poi dal primo al secondo, dal secondo al primo, e questo richiede una competenza sulla sintesi clorofiliana che il docente non ha, perché è una competenza didattica, è una competenza legata a come si apprende, è una competenza legata anche a come si scambia l'informazione. Questo dico quando dico modello didattico. Andiamo avanti, Luca. Evidentemente quindi la raccomandazione di uno come me è quella di rivendicare la superiorità del modello educativo. Superiorità vuol dire che deve accompagnare ed essere prima. Io vorrei parlare di logotecnia e non di tecnologia. Ho molto paura quando mi dicono i miei studenti che qua ci sono molte tecnologie alludendo a un computer, perché la parola, il suffisso logos vuol dire una cosa più importante, e non credo che possa voler dire oggi che io scelgo in base al logos, ma che almeno accompagno la scelta che mi hanno imposto, per cui ho preso il Samsung 17 piuttosto che il BlackBerry, mi accompagno almeno criticamente a capire, non tanto neanche l'acquisto, ripeto, che quello arriva attraverso la televisione, ma o attraverso le campagne promozionali, ma l'uso che ne faccio, non supremazia del logos. Poi occorre quello che è stato fatto dentro il progetto che verrà presentato dopo. Attenzione a programmazione, in cui, attenzione, qua non si parla di programmazione come logica dei Brezhneviani, dei cinque balzi in avanti, cioè non si parla di programmazione nel senso di una pianificazione ossuta e ingessata, si parla però di attenzione sistemica a quelle che sono le componenti che rientrano dentro, anche in un'ottica non destrutturata, decostruita, però devi sapere quali sono le componenti. Quando spari un'informazione, cosa ti attendi che succeda? A seconda di cosa ti attendi o che vuoi che succeda, la confezioni anche in un certo modo. E la necessità anche di avvalersi di professionalità specifiche che non ci sono. Andiamo avanti ancora, Luca, scusa, sono destrutturato. È evidente che noi continuiamo qua a fare cose di basso profilo, cioè discussioni che devono ancora finire, ma ci facciamo una piattaforma proprietaria, cose miserrime sul piano intellettuale, ma i colleghi continuano a rompere. Ma perché va proprio bene Moodle, in un mondo in cui tutto questo è diventato. Io quando ero piccolo facevo gara se c'erano più 600, 1100 o 500 davanti a casa mia, passavano quelle tre macchine lì. Adesso mi sono arreso, non so che macchina mi sta passando davanti, posso avere un'idea se costa molto o poco, ma così più guardando il guidatore che non la macchina. Ci sono 19.000 marche, me ne frega, basta che vada. Allora, il problema è un cambiamento che invece non abbiamo ancora completamente preso in considerazione. Poi il problema è quello che il learning è il regno del costruttivismo, chiamiamolo come vogliamo, e continua a essere invece il luogo, ecco la conferenza, la differenza tra pratica e teoria, continua a essere il luogo della riproduzione, con un aumento della riproduzione, un possibile aumento della riproduzione, possibile aumento laddove poi noi non andiamo avanti su queste cose qua, andiamo addirittura all'ultima, scusa Luca, laddove noi facciamo saltare il collegamento tra ricerca e informazione. Questo è un discorso poi tipicamente universitario. Guardate, vi faccio un esempio. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha sciaguratamente pubblicato alla fine di luglio, sciaguratamente era un pleonastico perché bastava dire Ministero della Pubblica Istruzione, ha pubblicato la questione dei TFA speciali, per cui abbiamo 45.000 precari della scuola secondaria che attraverso un corsetto che forse possiamo fare anche in parte in e-learning per garantire un costo più basso, diventeranno, avranno l'abilitazione. Ok, sono precari, hanno tutti i titoli di studio, facciamo. Poi però hanno aperto anche un pass, percorso abilitativo, un abilitativo speciale che si consegue il CAS, il corso abilitativo speciale che abbiamo fatto gli anni scorsi, per 24.200 docenti di scuola dell'infanzia e scuola primaria che non hanno il titolo di studio adeguato ma hanno del precariato. Noi siamo molto di traverso, ci siamo messi noi che da 15 anni stiamo facendo un corso per questi, con tutte queste polemiche sulla qualità, l'Ocse Pisa, i docenti che sono sotto media, che devono fare il corso di correzione, li hanno aboliti in Cina, li facciamo adesso in Italia, tutta una cosa un po' strana. Beh, noi ci siamo rifiutati come università italiane, peccato che il CEPU, Pegaso, stiano mettendo decine di migliaia di posti in rete per farli, dice che gli costa meno, visto che le fanno in e-learning, e come lo fanno loro l'e-learning, gli costa davvero meno, e allora va avanti per dire. E perché ho citato queste due sigle, ne potrei citare ovviamente anche delle altre, sono sigle in cui gli costa poi davvero meno perché lo fanno male, ma anche perché utilizzano i nostri materiali, non i loro. Utilizzano i nostri materiali.
Cioè, i nostri materiali sono aperti, tu vai a vedere le lezioni che ci sono le slide tue, mie. Io non ho niente in contrario, figuriamoci, sto combattendo contro l'Università di Bologna che fa accedere solo i docenti, gli studenti di Bologna, ed è una cretinata assurda, hanno paura di non so cosa. Però attenzione, che la schizofrenia fra chi presenta e chi produce, in questo caso la sto biasimando da parte di chi produce, però può anche rendere possibile il fatto che i nostri docenti di ingegneria, faccio per dire di Pantelleria, per dire un luogo in cui non c'è sicuramente un'università di ingegneria, se è vero che accedono così facilmente al materiale del MIT, mi sapete dire perché devono avere degli studenti? Andiamo tutti al MIT. Allora no, non è che sono d'accordo su questo, io dico che allora c'è un ruolo della produzione della cultura che va di converso con la informazione, con la presentazione, che va garantito localmente per evitare che i luoghi di produzione del sapere siano mondialmente, in una logica da multinazionale, centralizzati ad Atlanta, dove dopo la Coca-Cola facciamo tutto. Quali sono le strategie perché questo avvenga? In che modo possiamo pilotare un percorso di costruzione di rete che sveli il pericolo che la rete comunque abbia un centro, abbia un capo? Se lavoriamo sulla connettività e sulla relazione soltanto e non stiamo attenti a questo, corriamo questo rischio, e lo vediamo, credo, tutti. Ecco, mi fermo qui, avevo da dire tante altre cose, ma mi arresto. Grazie.